Vittorio Feltri ne ha combinata un'altra delle sue. C'è chi lo definisce controcorrente, difficile non capire che spesso esagera solo per bucare lo schermo. Una tattica che del resto non ha inventato lui. Ma andiamo a vedere cosa ha combinato il giornalista del Giornale. Che sia vicino al centrodestra, anticomunista, liberale non è un mistero. Che sia antiambientalista nemmeno. E lo ha dimostrato nelle ultime ore. Ospite dell'evento sulla Smart City, la Milano del presente e quella del futuro, Feltri ha parlato di Milano, ricordando le sue origini bergamasche. Io sono bergamasco, ma devo ringraziare Milano perché mi ha dato più di quel che mi aspettassi. Questa è una città complicata ma molto bella, mi ricorda Vienna. Poi arriva l'attacco durissimo ai ciclisti e alla mobilità alternativa ai mezzi a motore. Poi elogia Milano e la difende dalle critiche. Da quando sono a Milano sento sempre critiche a questa città. Ma Milano, nonostante i nostri malumori, continua a crescere e migliorare. E poi di nuovo contro i ciclisti, l'unico problema sono le buche nell'asfalto e i ciclisti. In un altro passaggio del suo intervento però esagera non poco. Quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti. Questa la replica di Pierfrancesco Maiorino, capogruppo PD in consiglio regionale. Le parole di Vittorio Feltri sono disdicevoli, spiace che una persona come lui, che ha anche un ruolo istituzionale, si lasci andare a ciniche provocazioni che in questo caso offendono la memoria di cittadine e cittadini che hanno perso la vita. C'è da vergognarsi, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi il presidente Fontana. Feltri, infatti, è anche consigliere per Fratelli d'Italia in Lombardia. Durissima la replica di Luca Paladini, consigliere regionale in Lombardia del Patto Civico. A me i consiglieri regionali violenti e incivili piacciono solo di missionari. Vittorio Feltri non può stare un giorno in più con un ruolo istituzionale. Dimissioni immediate in nome di tutte le vittime della strada. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.